Nicoletta, 55 compiuti. Beh, io credo che appena tu hai una diagnosi in cui ascolti questa, la famosa frase, signora ha un tumore, proprio ti crolla il mondo addosso, ti vedi nella bara, queste cose tremende, no? E poi ti viene una rabbia terribile. E io credo che sia molto importante poi arrivare all'accettazione. Perché la mia storia, si vede che mi è capitato, e allora adesso rimbocchiamoci le maniche e affrontiamo questa cosa. Forse quella rabbia l'ho trasformata in vediamo chi vince, se io o tu. Io poi ho perso mio padre durante la chemio, e quindi dolore su dolore, avevo due bambini molto piccoli, ero già separata, quindi ero anche un po' sola. Non ho mai smesso di lavorare, magari meno ore, ma ho sempre lavorato. Avevo sempre fatto sport in quel periodo, non ho potuto farlo, non avevo veramente la forza per il tipo anche di chemio che dovevo fare, era un protocollo abbastanza pesante. Quando ho finito, appena avevo i capelli tanto così, ho ricominciato ad andare in palestra. Io ho finito la chemio a novembre, a marzo ho ricominciato ad andare in palestra, che ho potuto buttare questa parrucca. Avevo un sogno di fare una maratona e sono andata e l'ho fatta. Per una donna, diciamo che questo tipo di tumore ferisce moltissimo. E diciamo che nel riappropriarmi, io penso anche questo, che nel riappropriarmi del mio corpo cominci a vedere la bellezza in toto del tuo corpo, che non è certo pregiudicata da un seno in meno o un seno in più. Mi fa sentire viva. Ogni volta che io corro dico: vedi come stai bene, vedi come sei forte. La maratona è una grande sfida. Ti assicuro che la prima volta che finisci una maratona ti senti un eroe, ti senti... Io l'ho paragonato, sarò matta, ma l'ho paragonato la gioia della prima maratona finita, che veniva al terzo anno post chemio, no? L'ho paragonato al parto. Gioia, commozione, gli ultimi 500 metri della maratona al traguardo, piangevo e ridevo. Io sono guarita, io sto bene, io ce la posso fare, il mio corpo è tornato sano e più potente di prima, perché prima non l'ho mai fatta una maratona. New York è una città bellissima, ma New York è la maratona delle maratone. C'è un tifo spaventoso per 42 chilometri, è una festa della città. L'allegra compagnia delle matte, mi sembra, cioè a me, io la sento molto, ho fatto subito amicizia, ogni volta corro un po' con delle persone diverse, è automatico che ci si dica: ma tu da quanto hai finito, quanti anni fa ti è successo, come stai, hai visto, io sto bene, dai, forza. Ci si dà coraggio. Io voglio... vorrei finire questa maratona insieme a tutte le altre, per mano. Nothing stops pink. Niente ferma il rosa. Niente ferma le donne.